L'allerta meteo metteva in guardia la popolazione dalla scorsa notte fino alla mezzanotte di oggi, ma quando oramai il peggio sembrava scongiurato e tutto sommato la giornata non si presentava male, a parte una pioggerella sottile e intermittente, sono arrivati gli acquazzoni a dispetto delle temperature che, caratterizzate da una fortissima umidità, si sono sempre tenute abbondantemente sopra i 20 gradi. Poco dopo le 12.30 la pioggerella si è trasformata in veri e propri rovesci che in poco tempo hanno allagato le strade provinciali. I tombini di Portoferraio dopo pochi minuti hanno iniziato a ributtare fuori acqua che si aggiungeva all'altra che arrivava dal cielo e le auto, tutte incolonnate, si facevano strada tra pozzanghere e pareti di acqua che si sollevavano ad ogni passaggio. Era proprio il momento dell'uscita dalle scuole e dal lavoro per la pausa pranzo e in pochi hanno potuto evitare la pioggia battente. Su Portoferraio si è abbattuto un vero e proprio muro di acqua che si è propagato sul resto dell'isola, in certi casi a macchia di leopardo e con diverse intensità. Addirittura sul Volterraio la pioggia è diventata grandine che ha imbiancato i dirupi sotto il castello.